Ben ritrovati dalla redazione sportiva di Viceo Notizie, in questo appuntamento di Azzurra Sport Spazio, l'attualità targata CSI, perché è iniziata l'edizione 2015 dello Sport in Tour con la prima tappa di Omegna. E ancora ci occuperemo di calcio perché proseguono a pieno regime le post-season dei campionati ad 11 e a 7 giocatori. Iniziamo però occupandoci di volley. La CEV ha ufficializzato le 24 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League di volley femminile, a cui ai nastri di partenza ci sarà anche la Igor Volley Novara. Si apre il sipario sull'edizione 2015-2016 della Champions League con l'ufficializzazione nelle scorse ore da parte della CEV delle 24 formazioni al via. Sarà l'edizione più ricca di sempre, come nelle edizioni 2012-2013 e 2013-2014, a 24 squadre, prima del passo indietro dell'ultima stagione con 20 squadre in lizza. 94 in tutto le partite previste dalla formula della competizione, con 6 gironi da 4 squadre che si sfideranno in gara d'andata e ritorno, 12 partite per girone. Al termine del girone, il cui punteggio verrà assegnato secondo le regole vigenti anche nel campionato italiano, le prime due di ciascun girone si qualificheranno ai play-off, 12 squadre in tutto. Dopo la scelta della sede della Final Four, con la squadra organizzatrice che sarà messa direttamente alla semifinale della competizione, qualora l'organizzatrice fosse tra le 12 qualificate, si ripescherà la migliore delle terze. Diversamente tutto rimarrà come sopra. Le 4 migliori escluse saranno ripescate in CEV, entrando nella Challenge Round, di fatto i quarti di finale della competizione. Nei play-off di Champions League si disputeranno due turni, seguenti a un sorteggio che stabilirà direttamente il tabellone fino alla Final Four, entrambi su gare di andata e ritorno, al termine delle quali sarà promossa la formazione che avrà ottenuto il maggior numero di punti, calcolati con lo stesso principio del girone, e in caso di parità che avrà vinto il Golden Set al termine della gara di ritorno. Le tre formazioni che si qualificheranno dai play-off raggiungeranno l'organizzatrice della Final Four. Saranno 12 i paesi europei rappresentati. 3 squadre per l'Azerbaigian, una per la Repubblica Ceca, 2 per la Francia, 2 per la Germania, 3 per l'Italia con la wild card concessa a Piacenza, 3 per la Polonia, 1 per la Romania, 3 per la Russia, 1 per la Slovenia, 1 per la Serbia, 1 per la Svizzera, 3 per la Turchia. Il prossimo 2 luglio a Vienna, nella splendida cornice del Hofburg Palace, il sorteggio dei gironi eliminatori, con la discriminante che vieta il possibile inserimento di due formazioni dello stesso paese nel medesimo girone, con l'eccezione delle squadre ammesse alla competizione grazie a wild card. Insomma, Novara non potrà incrociare Casalmaggiore nel primo girone, ma potrebbe invece trovarsi a fare i conti con un derby tricolore con Piacenza. Stessa prospettiva potrebbe toccare anche a Casalmaggiore. Nella fase playoff poi il tabellone sarà organizzato in modo che non si possano incontrare in finale due formazioni della stessa nazione. Per una squadra su 4, 6 in tutto, sarà la prima volta nella massima competizione europea. Non solo Igor, ma anche Pommi Casalmaggiore, Rockville Le Cannet, Allianz Stuttgart, Volley Alba Vlaj e Kalsit Kamnik, prima squadra slovena in assoluto a partecipare alla rassegna. Dal volley all'atletica leggera, obiettivo centrato per Davide Montuschi, che a Novara ha staccato il pass per partecipare ai campionati italiani di atletica leggera nei 200 metri categoria allievi. L'atleta del GAV di Verbania ha fermato il cronometro sul tempo di 23:21 nel corso del secondo trofeo Ottavio Missoni, che si è svolto nel capoluogo gaudenziano. I campionati nazionali si svolgeranno invece all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. A Mondovì invece è andato in scena il 16° meeting di primavera, dove hanno ben figurato i ragazzi della S di Gravellona VCO di coach Flavio Ranghino. Al termine, per la formazione tocense, arrivano due medaglie d'argento: Giulia Cavigioli nei 60 metri ragazzi e Chiara Strola nei 300 metri cadetti. Gli altri risultati degli atleti tocensi li potrete leggere sul sito www.tuttonotizie.info. Ed ora l'attualità amatoriale. Si è aperta a Domegna l'edizione 2015 dello Sport in Tour, promosso dal Comitato Provinciale del CSI di Verbania. Complice anche una bella e calda giornata di sole, sono stati tanti i bambini che hanno preso parte a questo evento e che hanno potuto provare ben 20 differenti attività sportive. Edizione 2015 dello Sport Day a Domegna, torna un grande appuntamento dedicato ai più piccoli, dal beach volley alla canoa, anche a sport come il tiro con l'arco. Sì, come tutti gli anni abbiamo organizzato in collaborazione col CONI questa manifestazione all'interno della giornata nazionale del CONI,
e abbiamo colto l'occasione per fare anche le nostre finali provinciali di tutta l'attività giovanile. Nella mattinata i ragazzi avranno la possibilità di provare ben 24 attività sportive. Il Sporting Tour 2015, che prende il via oggi con lo Sport Day, e continuerà dal 18 al 20 di giugno al Centro San Francesco di Verbagna con la 12 per un'ora, la Electric Run, le nostre finali provinciali, il Gran Galà delle premiazioni, le 12 ore di calcio a 6 giocatori e tutta un'altra serie di manifestazioni che in quei 3 giorni andremo a fare all'interno del Centro San Francesco e a Villa Maioni. Dallo Sport Day al calcio, perché prosegue senza sosta la post-season nei campionati a 7 e 11 giocatori. E proprio in questo ultimo caso si registra una polemica per la semifinale fra Antrona 2006 e Amatori Calcio Villa d'Ossola. Si tinge di polemica la vittoria dell'Antrona 2006 sull'Amatori Calcio Villa d'Ossola 3-0 tavolino per la mancata presenza della formazione Villa d'Ossolese nella semifinale playoff del torneo ad 11 giocatori del CSI di Verbania. Il match, originariamente previsto alle 15, era stato spostato alle 20 perché in concomitanza si svolgevano i funerali dei due giovani ossolani morti tragicamente a Castelletto Ticino, amici dei giocatori di entrambi le squadre. Ma sembrava che successivamente l'Amatori Calcio Villa abbia chiesto un ulteriore spostamento del match, adducendo anche la particolare situazione psicologica vissuta da molti suoi giocatori, come detto amici della coppia morta sulla A26. L'accordo non è stato trovato, partita confermata alle 20 e nessuno del Villa si è presentato. I CSI, spiegano dal comitato provinciale, non può spostare partite d'ufficio. Noi eravamo rimasti che era stato trovato un accordo per giocare il match alle 20, poi non sappiamo cosa sia cambiato. Certamente non è una situazione piacevole, ma specifico ad esempio che una partita del calcio 7 è stata spostata alle 17.30 per lo stesso motivo. Noi, ad ogni buon conto, avremmo anche accettato un rinvio alla prossima settimana, visto che la finalissima è in programma il 18 giugno. Così la finalissima del torneo Coppa di Comitato del CSI di Casa Nostra si giocherà fra la formazione di Antrona e il Viceo Spurghi, che ha superato per 1-0 il Nonio in una semifinale dal sapore antico. Per quanto riguarda invece il torneo a 7 giocatori, prosegue la fase playoff giunta al terzo appuntamento. Accese due delle partite di questa penultima fase eliminatoria. Il Club Napoli nel derby con Real Domo ha vinto solo ai calci di rigore per 4-1 dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull'1-1. Anche il Pesce d'Oro accede alle semifinali dopo aver superato, sempre per 4-1, sempre ai calci di rigore, il Monterosa Bar. I tempi regolamentari erano terminati sul 2-2. Tutto facile sia per il Rocaffè sia per la Betteo. I primi hanno superato per 7-4 il Lokomotiv Domo, mentre i verbanesi hanno vinto per 6-3 sul Damatra. Mercoledì e giovedì prossimo le due semifinali. Il Pesce d'Oro riceverà la visita del Rocaffè, mentre la Betteo Rottami riceverà al proprio domicilio il Club Napoli. Lasciamo l'attività amatoriale, parliamo di basket. Sorridono Paolo Citrini e Andrea Saccaggi. Il primo, con la sua Dinamo Sassari, ha piegato Milano nella terza partita della serie di semifinale playoff. Sardi ora avanti 2-1 contro i campioni d'Italia dell'Armani. L'ex capitano della Paffoni è invece stato protagonista del blitz di Agrigento a Ruffini nella finalissima per la promozione in Serie A1. 11 punti per lui, di cui 7 nel decisivo ultimo quarto. Ed ora la vela. Si è svolto nei giorni scorsi l'ottavo Memorial Gabriele Morandi, scomparso nel 2007 dopo una lunga malattia. L'evento è stato promosso dal Circolo Vela di Lesa. Grande spettacolo sul Lago Maggiore nei giorni scorsi grazie al raduno velico Dragon Smile, nato nel 2007 per ricordare Gabriele Moratti, scomparso dopo una lunga malattia. La famiglia, a seguito di quella tragedia, ha deciso di ricordarlo ogni anno con una grande festa ed un raduno velico. Il bambino, infatti, era un grande amante degli sport acquatici e della vela in particolare. Dragon Smile è organizzato dal Circolo Velico Lesa, costituito dalla famiglia Moratti e da un gruppo di amici che credono vivamente nello scopo del raduno velico, proprio per poter organizzare al meglio la manifestazione. Il raduno è organizzato con il preciso intento di poter contribuire economicamente alle finalità benefiche dell'associazione Le Stelle di Lorenzo Onlus, che si occupa di esaudire i desideri dei bambini sottoposti a trattamento medico prolungato, arricchendo l'esperienza umana con speranza, passione e divertimento.
Dragon Smile è anche l'evento velistico di apertura del campionato Vela Libera Verbano ed è quindi un appuntamento immancabile per velisti esperti. Ma non solo, infatti, pur mantenendo un aspetto agonistico di fondo, Dragon Smile è un raduno velico aperto a tutti, appassionati e non della vela, che vorranno fare della solidarietà la loro priorità per un giorno. La nona edizione, con partenza da Ranco e con successiva premiazione e festa presso il ristorante Enjoy in località Sant'Anna di Sesto Calende, ha visto l'iscrizione di 95 barche che hanno condiviso due giorni all'insegna della solidarietà nella splendida cornice del Lago Maggiore. Secondo l'arrivo in tempo reale, il successo è andato all'Edina di, con lo skipper Lionello Moretti dello Yacht Club Sanremo. Al secondo posto, Belimo di Alessandro Marolli, terzo Flying Star di Guido Molinari. E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro magazine. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito www.tuttonotizie.info. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento con i programmi della rete.